Siamo in compagnia della dottoressa Mesta, la nostra nutrizionista. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ci insegna e ci ha già raccontato che dieta, la parola dieta, non fa rima con restrizione, con privazione. Quindi io il mio dolce preferito, mi chiedono tanti pazienti, lo posso mangiare? Sì o no? Sì, un'alimentazione salutare è sicuramente quella che fornisce i livelli ottimali di tutti gli alimenti nutritivi e mantiene come minimo al minimo i componenti che comunque ci fanno male, quindi limitare lo zucchero, limitare gli additivi, quindi imparare a cucinare così semplice partendo da ingredienti sani è sicuramente la base di partenza per mangiare bene. Quando mangiare certi alimenti? Lo stesso alimento mangiato in momenti diversi della giornata ha un effetto metabolico ormonale completamente diverso. Cioè il nostro corpo viene gestito e ha dei ritmi circadiani particolari. Cosa vuol dire? Ogni organismo è caratterizzato da questa ciclicità e se parliamo di ritmo circadiano vuol dire quelli che sono gli ormoni che durante il giorno regolano le nostre funzioni. Entrando un po' più nel particolare sull'alimentazione, parliamo di ormoni come può essere il cortisolo, come può essere l'insulina, la serotonina, ok? Quello che può essere la melatonina o il GH, l'ormone della crescita. Questi ormoni vengono così stimolati o meno in base anche a determinati orari, quindi è importante rispettare un orologio nella giornata su quando mangiare certi alimenti. Quindi, se la mattina noi mangiamo carboidrati, è l'energia che ci serve. Quelli che possono andare bene sono sicuramente carboidrati che hanno un indice glicemico basso, quindi la fetta di pane, le fette biscottate, i biscotti, una torta casalinga, benissimo. Sulla colazione, anche quello che può essere la trasgressione comunque viene durante il giorno smaltita. L'importante è anche abbinare delle proteine e dei grassi, quindi sì a quello che può essere il burro. Chiaro che anche in questo caso dovremmo un attimino differenziare e personalizzare. È un sì che può valere in generale, ma è un magari un no per determinate situazioni, parliamo di intolleranze alimentari o allergie, che allora ci limitano nella scelta e anche le proteine, quindi mixare quello che può essere una colazione dolce e salata, come può essere quella anglosassone, sicuramente ci porta ad avere quell'energia giusta che ci mantiene sazi per tutto l'arco della giornata. Quando si arriva a pranzo, poi l'importante è arrivare ai pasti principali non con troppa fame, ma imparare a gestire, se necessario, con degli spuntini, frutta secca. Quindi determinate regole possono valere per tutti, ma vanno un po' differenziate in base anche all'orario che si mangia. Quindi se si mangia per mezzogiorno, ci si può permettere un pasto con proteine, carboidrati e grassi, quindi può essere la pasta al ragù con della verdura. Se invece tardiamo un attimino nel pomeriggio, perché magari gli impegni lavorativi ci portano a pranzare verso le 14, magari delle scelte diverse, quindi magari un po' più spinte verso la scelta proteica. Quelle però vi posso aiutare nel dettaglio seguendo poi le abitudini di ognuno. Grazie dottoressa, Prego. arrivederci.